E quando c'è un'orchestra che suona ci vuole un direttore d'orchestra, ci vuole colui che fa suonare tutti quei strumenti insieme, e il direttore d'orchestra non può essere che lui, Andrea Radici. Al terzo tentativo ce l'abbiamo fatta, Andrea, vuoi la Iella, vuoi... quest'anno era l'anno nostro, non ci poteva davvero buttare giù nessuno. Niente nessuno. No, la storia di questa società è importante, ci sono state tante annate con risultati clamorosi, con risultati belli, però senz'altro la stagione di quest'anno è stata magica, perché credo che un campionato così giocato con l'intensità e con la collaborazione veramente di tutte le componenti al massimo è stata veramente una gioia continua, una gioia che si è prolungata per questi 7 mesi e che abbiamo vissuto veramente sempre col sorriso sulle labbra. Grazie soprattutto alla componente atletica, come sempre quella che deve fare, no? Il grosso del lavoro, e l'ha fatto in un modo straordinariamente eccezionale, sia in allenamento che nelle partite. Un gruppo così veramente di sopra di tutte le speranze che avevamo in estate. È vero anche che ci sono quelle annate dove tutto va storto, no Andrea, infortuni, quest'anno si sono incastrate anche delle cose a nostro favore, i risultati, magari Molfetta che andava a vincere 2-0 e poi è andata a perdere 3-2 a Corigliano, e comunque il merito va chiaramente alla tua squadra, però è vero anche che ci sono queste stagioni in cui un po' tutto si incastra e poi tutto fila via liscio. Vincere con 4 giornate già anticipo non è da tutti. No, l'hai detto, è chiaro che un campionato è lungo, quindi le situazioni cambiano e ci sono dei momenti di difficoltà che anche noi abbiamo dovuto sopportare pur avendo fatto una stagione strepitosa sul piano dei risultati. Ma questa squadra, come ti dicevo, ha costruito tutto in palestra, quindi veramente siamo entrati in campo ogni volta con convinzione, proprio perché figlia di un atteggiamento eccellente negli allenamenti che ci ha dato sempre quella fiducia che serve poi per scendere in campo con le sicurezze. Ringraziamo Andrea Radici, coach della Gherardi Svizzera.